Ecco Stefan. Che gioia, Stefan. Buongiorno, Dora. Già 3 anni. Sì, 3 anni. Il giorno che mi hanno arrestato stavo per raggiungervi. Ti aspettavamo. Il tempo passava e la nostra apprensione aumentava. Non osavamo più guardarci. Abbiamo dovuto cambiare casa un'altra volta. Lo so. Siamo stati contenti di sapere che eri fuggito di prigione e avevi potuto raggiungere la Svizzera. La Svizzera è un'altra prigione, Boris. Ma che dici? Quelli sono liberi, almeno. La libertà è una galera, finché un solo uomo è ancora schiavo su questa terra. Siamo felici che il partito ti abbia mandato qui. Era necessario. Soffocavo. Agire. Agire, finalmente. Lo ammazzeremo. Faremo giustizia, Stefan. Ma certo. Tu sei il capo, Boris. E io ti obbedirò. In tutto. Il partito ha bisogno di disciplina. Siedi, Stefan. Devi essere stanco. È tutto pronto? Da un mese alcuni dei nostri studiano gli spostamenti del Granduca. Dora ha messo insieme il materiale necessario. Il proclama è stato scritto? Sì. Tutto il paese saprà che il Granduca è stato giustiziato con una bomba dal gruppo d'azione del Partito Socialista Rivoluzionario e che siamo decisi a valerci del terrore finché il popolo non sarà libero. Sì, Stefan, il momento è vicino. Che cosa devo fare? Da principio aiuterai Dora. Schweitzer, che tu ora sostituisci, lavorava con lei. Com'è successo? Una disgrazia. E poi? Devi essere pronto a sostituirci e a mantenere il collegamento col comitato centrale. Chi sono i nostri compagni? Tu hai già incontrato in Svizzera Alexis Voinov. Mi fido di lui, benché sia così giovane. Conosci Janek? Janek? Ivan Kaliaev. Lo chiamiamo anche il poeta. Non è un nome da terrorista. Janek pensa al contrario. Dice che la poesia è rivoluzionaria. Solo la bomba è rivoluzionaria. Dora, credi che saprò aiutarti? Sì. Basta stare attenti all'innesco. È così che è morto Schweitzer. Perché sorridi, Stefan? Io? Sì. Mi accade a volte. Dora, una sola bomba basterebbe a far saltare questa casa. Una sola no, ma la danneggerebbe. Quante ce ne vorrebbero per far saltare l'intera città? Sei matto. Che vuoi dire? Niente. Stefan. Alexis. Hai studiato il percorso dal palazzo al teatro? Potrei disegnarlo. Guardate, ecco l'itinerario. Per questa strada. Poi, lungo il fiume. Poi questa curva, così. Quindi, passerà sotto le nostre finestre. E qui c'è la piazza. Qui in fondo il teatro. Fammi vedere. Sì, sì, hai ragione. Questo è il punto migliore. Il percorso sarà sorvegliato. Come sempre, polizie e spie.
Non è il nostro segnale. Janek si è divertito a cambiarlo. Ha il suo segnale personale. Dove? Vieni, Janek. Questo è Stiepan. Benvenuto, fratello. Grazie. Janek. Sei sicuro di riconoscere la carrozza? Sta certo, la riconoscerei tra mille. Ho notato tutti i dettagli. Per esempio, uno dei vetri della lanterna sinistra è inclinato. Ti sei incontrato coi nostri informatori? Sì. Il Granduca andrà a teatro questa settimana. Tra poco Orlov saprà il giorno esatto e consegnerà un messaggio al portiere. Tutto va come speravamo, Dora. Allora non sei più venditore ambulante. Ti dispiace? Ho passato 2 mesi ad osservare i venditori ambulanti ed esercitarmi nella mia stanza. Nessuno ha mai avuto sospetti, sai. Ero diventato più bravo di loro. E loro cercavano di imitarmi. E naturalmente tu ci ridevi. Lo sai che non posso farne a meno. Il travestimento, quella vita nuova per me. Mi divertiva tutto. A me invece i travestimenti non piacciono. Quest'abito elegante. Attrice. Boris avrebbe potuto trovarmi qualcos'altro. Ma sei così carina con questo vestito. Carina. Non ci penso neppure. Perché? I tuoi occhi sono sempre tristi. Invece devi essere allegra, Dora. Devi essere fiera. La bellezza e la gioia esistono. Bisognerebbe avvertire il portiere, Boris. Occupatene tu, Dora. E tu, Alexis, accompagnala. E aspetta giù il messaggio. Sì. Boris, voglio partecipare all'attentato. No, Stiepan. Te ne prego. Tu non sai che significhi questo per me. Neppure io vi partecipo. Aspetterò qui. Sono già stati scelti 2 compagni. Chi sono? Io lancerò la prima bomba. Alexis la seconda. Tu? Sì. Perché non hai fiducia in me? Ci vuole esperienza. Esperienza? Lo sai che lo si fa una sola volta e che poi... Nessuno è mai riuscito a farlo 2 volte. Ci vuole mano ferma. Guarda, credi che tremerà. Ma il Granduca è niente. Bisogna colpire più in alto. Prima il Granduca. Stiepan, tu sarai in strada, mentre Janek e Alexis attenderanno l'arrivo della carrozza. Passeggerai da quell'angolo a quell'altro. Stabiliremo un segnale. Io e Dora aspetteremo qui il momento di emettere il proclama. Con un po' di fortuna... il Granduca sarà ucciso. E se non riusciamo, Boris? Bisognerebbe imitare i giapponesi. Che intendi dire? In guerra i giapponesi non si arrendono. Si suicidano. Per suicidarsi bisogna amarsi molto. E un vero rivoluzionario non può amare se stesso. Un vero rivoluzionario? Che vuoi dire? Non mi piacciono quelli che entrano nella rivoluzione solo perché s'annoiano. Chi ti ha detto che mi annoiavo? Cambi segnali, ti piace fare la parte del venditore ambulante e adesso il suicidio. No, non ho fiducia in te. Tu non mi conosci, fratello. Io amo la vita, non mi annoio. Sono entrato nella rivoluzione perché amo la vita. A me non piace la vita. A me piace la giustizia, che è al di sopra della vita. Ciascuno serve la giustizia come può. Dobbiamo accettare di essere diversi. E dobbiamo volerci bene, se ne siamo capaci. Non è possibile. Ma allora tu che cosa fai tra noi? Sono venuto per ammazzare un uomo, non per amarlo per vagliarne la diversità. Ma tu non l'ammazzerai da solo, né in nome di niente. Lo ammazzerai con noi, e in nome del nostro popolo. Ecco la tua giustificazione. Non ne ho bisogno. La mia giustificazione l'ho trovata una notte per sempre 3 anni fa in galera. E non sopporterò. Siete pazzi! Siamo tutti accomunati nella stessa impresa. Noi uccidiamo insieme. E niente può separarci. Vieni, Stiepan. Dobbiamo stabilire i segnali.
Non è niente. Stephen ha sofferto molto. Gli parlerò. Che cos'è accaduto? Niente. Che c'è? Non gli piaccio. Credo che non voglia bene a nessuno. Quando tutto sarà passato, cambierà. Non posso sopportare di non essere amato dai miei compagni. Forse non mi capiscono, ma è colpa mia? Anche Schweitzer lo diceva. Janek, troppo fuori dal comune per essere un vero rivoluzionario. Io vorrei far capire a tutti loro che non sono fuori dal comune. Io credo nell'idea, come loro. Voglio sacrificarmi, come loro. E anch'io posso essere efficiente, dissimulatore, scaltro, taciturno. Solo che la vita continua a sembrarmi meravigliosa. Io amo la bellezza, la felicità, la rivoluzione. Sì, sì, certo. Ma la rivoluzione per la vita, per dare una possibilità alla vita, capisci? Noi uccidiamo per far sorgere un mondo dove nessuno ucciderà più. Noi accettiamo di diventare dei criminali. Perché la terra si copre finalmente di innocenti. E se ciò non accadesse? Sai bene che questo non è possibile. Altrimenti Stepan avrebbe ragione. Perché hai chiesto di lanciare la prima bomba? È forse possibile parlare di azione terrorista senza parteciparvi? No. Bisogna stare in prima fila. Sì, c'è la prima fila e c'è l'ultimo momento. Dobbiamo pensarci. È là il coraggio, l'esaltazione di cui abbiamo... di cui tu hai bisogno. Da un anno in qua non penso ad altro. È per questo momento che ho vissuto finora. E adesso so che vorrei morire sul posto, vicino al Granduca. Far colare il mio sangue fino all'ultima stilla. O bruciare tutto nella fiamma dell'esplosione senza lasciare niente dietro di me. Lo capisci ora perché ho domandato di lanciare la bomba? Perché morire è l'unico mezzo per essere all'altezza dell'idea. È la giustificazione. Anch'io desidero quella morte. Sì, è una felicità invidiabile. La notte, quando non riesco a dormire, un pensiero mi tormenta. Hanno fatto di noi degli assassini. Ma poi penso che morirò. Da allora mi calmo. E mi riaddormento come un bambino. Ti capisco, Janek. Uccidere e morire. Però penso che esista una felicità ancora più grande. Il patibolo. Ci ho pensato. Morire al momento dell'attentato lascia qualcosa di incompiuto. Tra l'attentato e il patibolo, invece, c'è tutta un'eternità. La sola, forse, per l'uomo.
Il Granduca andrà a teatro domani sera. Bisogna che tutto sia pronto, Dora. È per domani, hai sentito? È per domani, Janek. Lo ucciderò. Sono già ai loro posti. Stepan ha acceso il sigaro. Dovrebbe accadere da un momento all'altro. Ascolta, una carrozza! No. Boris, vieni qui. Siediti qui, vicino a me. E sta calmo. Ora noi non possiamo fare più nulla. Sì. Soltanto aspettare. E invidiarli. Il tuo posto è qui. Tu sei il capo e il rischio è uguale per tutti. Sì, il rischio in fin dei conti è lo stesso. Ma in questo momento Janek e Alexis sono in prima linea. So che il mio posto non è con loro. Ma a volte mi sembra di accettare troppo facilmente la mia parte. È comodo, dopo tutto. L'essenziale è che tu faccia la tua parte fino in fondo. Sei calma? No, non sono calma. Ho paura. Sono 3 anni che sto con voi e da 2 preparo le bombe. Ho fatto del mio meglio, mi sembra di non avere dimenticato nulla. Ma certo, Dora. Sì, però sono 3 anni che io ho paura. Una paura che cessa soltanto col sonno e che mi riprende al mattino appena sveglia. Non ho di che vantarmi. Al contrario, puoi essere fiera. Prendi me. Non riesco a dominarmi. Lo sai che rimpiango i giorni passati, la vita brillante, le donne. Sì. Mi piacevano le donne, il vino, le notti che non hanno fine. L'avrei giurato, Boris, ed è per questo che ti voglio bene. Il tuo cuore è sempre vivo. Ascolta. No. Non è lui. Non è il Granduca. Ho il cuore in gola. Vedi, non ho imparato molto. Stepan fa un segno. Ci siamo! Ancora qualche secondo. Ma non è possibile. Janek avrebbe già dovuto lanciare la bomba. La carrozza è già arrivata al teatro. E Alexis? L'hanno arrestato. Janek è stato arrestato. Stieni. Corre in direzione del teatro. Bisogna fare qualcosa. No. È
finito. Hanno arrestato Janek senza che niente sia accaduto. Era pronto a tutto, lo so. Alla prigione, al processo, alla... a tutto. Ma dopo aver ucciso il Granduca, non così. Non così! Ecco Alexis. Ho aspettato che Janek agisse per primo, come stabilito. Ho aspettato, ma non è accaduto nulla. Ho visto la carrozza arrivare in piazza, fermarsi, davanti al teatro. Non capivo ancora. Allora anch'io ho esitato. Ho pensato che all'ultimo momento tu avessi cambiato gli ordini. Poi ho perso la testa. Mi sono messo a correre fin qui. E Janek! Non so altro. Fratelli, perdonatemi. Non ho potuto. Che è successo? Non ho potuto. Non importa. All'ultimo momento può crollare tutto. Neanche Schweitzer ha potuto la prima volta. Nella carrozza c'erano anche la granduchessa e due bambini. I suoi nipoti. Orlov aveva detto che il granduca sarebbe stato solo. Erano in troppi, credo. Per il nostro poeta. Per fortuna le guardie non si sono accorte di nulla. Non potevo immaginare. Dei bambini. Hai mai guardato i bambini, tu? Quello sguardo grave che hanno a volte. Io non ho mai potuto sostenere quello sguardo. Eppure, un attimo prima ero così felice. Quando ho visto luccicare i fanali della carrozza, il mio cuore si è messo a battere di gioia. Batteva sempre più forte mentre sentivo le ruote avvicinarsi. Parola mia, ridevo. Allora mi sono precipitato. In quel momento li ho visti. Non ridevano loro. Stavano lì, impacciati e guardavano nel vuoto. Com'erano tristi. Io non mi sono nemmeno accorto della granduchessa, ho visto soltanto quei due bambini. Se mi avessero guardato, credo che avrei lanciato la bomba, non fosse che per spegnere quello sguardo triste. Ma guardavano sempre nel vuoto. Allora non so che cosa mi sia accaduto. Un attimo, ed era troppo tardi. Dora, ho sognato. O le campane suonavano in quel momento? No, non hai sognato. Se decidete che sia giusto uccidere quei bambini, aspetterò l'uscita dal teatro e lancerò la bomba. Vi ubbidirò. L'organizzazione ti aveva ordinato di uccidere il Granduca. Sì, è vero. Ma non mi era stato chiesto di assassinare dei bambini. Janek ha ragione. Questo non era previsto. Doveva ubbidire. Sono io il responsabile qui.
Bisognava che tutto fosse previsto e che nessuno potesse esitare sul da farsi. Ora bisogna decidere se lasciamo perdere definitivamente questa occasione o se ordiniamo a Janek di aspettare l'uscita dal teatro. Alexis? Non so, ma credo che avrei fatto come Janek. Avrei rinunciato come Janek. Non posso consigliare ad altri quello che io stessa non potrei fare. Vi rendete conto di ciò che significa questa decisione? Siete impazziti! Tra 4 o 5 giorni il Granduca tornerà a teatro, lo sai benissimo. 4 o 5 giorni nei quali rischiamo di essere arrestati! Vado. Aspetta! Saresti capace tu, Stepan, di sparare a bruciapelo ad un bambino? Sì, se l'organizzazione me lo ordinasse. Il giorno che decideremo di dimenticare i bambini, allora saremo i padroni del mondo e la rivoluzione trionferà. Quel giorno la rivoluzione sarà odiata da tutti gli uomini. Poco importa, se noi l'amiamo tanto da imporla a tutta l'umanità. E se tutta l'umanità rinnega la rivoluzione? E se tutto il popolo per il quale tu lotti rifiuta di vedere ammazzare i suoi bambini, dovremmo forse colpire anche lui. Sicuro, se è necessario e finché abbia capito. Anch'io amo il popolo. No, non è questo il volto dell'amore. Sei donna e ti fai un'idea inesatta dell'amore. Ma me ne faccio un'esatta della vergogna. Io pure ho avuto vergogna. Una sola volta, per colpa di altri, quando mi hanno frustato. Già, perché sono stato frustato. La frusta, sapete cosa sia? Olga, la mia donna, era vicina a me e si è suicidata per protesta. Io invece ho vissuto. Ormai di cos'altro potrei vergognarmi? Stepan, qui tutti ti amiamo e ti rispettiamo. Ma qualunque siano le tue ragioni, non ti posso lasciar dire che tutto è permesso. Centinaia di nostri compagni sono morti perché si sappia che tutto non è permesso. Nulla di quanto è utile alla causa è proibito. Ma non capite. Perché Janek non ha ucciso quei due bambini, migliaia di altri bambini morranno di fame per molti anni ancora. Avete mai visto dei bambini morire di fame? Io sì. La bomba in confronto è niente. Siete o non siete uomini? Vivete forse per il solo presente? Allora scegliete la carità e guarite il male di ogni giorno. Ma non scegliete la rivoluzione, che vuol guarire tutti i mali, presenti e futuri. Uccidendo i nipoti del Granduca non impediremo nessun bambino di morire di fame. Anche nelle stragi c'è un ordine. Ci sono dei limiti. No, non ci sono limiti. La verità è che non credete alla rivoluzione. Stepan, io mi vergogno di me stesso. Tuttavia non posso lasciarti continuare. Se le tue parole dovessero prevalere, io mi considererei un assassino, mentre cerco di essere soltanto un giustiziere. Poco importa che tu sia o no un giustiziere, purché giustizia sia fatta. Magari da assassini. Tu ed io non contiamo affatto. Contiamo qualche cosa invece, e tu lo sai. Dato che è in nome del tuo orgoglio che stai parlando ancora oggi. Il mio orgoglio riguarda me solo. Ma l'orgoglio degli uomini. La loro ribellione. L'ingiustizia nella quale vivono. Questo riguarda tutti noi. Gli uomini non vivono solo di giustizia. Quando gli rubano il pane, di che altro vivrebbero se non di giustizia? Di giustizia e di innocenza. L'innocenza. Ho deciso di ignorarla. E di farla ignorare agli altri, perché un giorno possa prendere un significato più alto. Per sapere chi delle due ha ragione, ci vorrà forse il sacrificio di 3 generazioni, diverse guerre, rivoluzioni terribili. Quando questa pioggia di sangue sarà assorbita dalla terra, tu ed io saremo da tempo polvere nella polvere. Altri uomini verranno allora e li saluto come fratelli. Altri? Sì? Ma io amo quelli che vivono ora su questa terra insieme a me, e sono loro che saluto.
È con loro che lotto e sono pronta a morire. Ma non sopporterò, non aggraverò l'ingiustizia presente per una giustizia ancora da nascere. Fratelli, io vi voglio parlare francamente come farebbe il più umile degli uomini. Uccidere i bambini è contrario all'onore. Perché esiste un onore nella rivoluzione, lo sapete benissimo. È quello per il quale noi tutti accettiamo la morte. Si uccide per niente a volte, se non si uccide abbastanza. Stepan, nessuno qui è d'accordo con te. Abbiamo deciso. Non mi resta che sottomettermi. Ma vi ripeto che il terrorismo non è fatto per la gente delicata. Siamo degli assassini. E abbiamo scelto d'esserlo. Basta! L'organizzazione decide che la morte di quei due bambini è inutile. Bisogna riprendere gli appostamenti. Dobbiamo essere pronti a ricominciare tra qualche giorno. E se i bambini ci fossero ancora? Aspetteremo un'altra occasione. Dora, vuoi che ti aiuti? Non disturbarla, Boris. Il innesco delle bombe è un lavoro pericoloso. Pensiamo ad Alexis piuttosto. Dovrebbe già essere qui. Gli ho raccomandato di dormire il più possibile. Ne aveva bisogno. Verrà in tempo, sta certo. Diane, perché non dici niente? Non ho niente da dire. Sta tranquillo. Potuto riposare? Sì, un poco. E la notte scorsa hai dormito? Ho cercato di farlo, ma ero troppo stanco. Ti tremano le mani? No. Perché mi guardate? Non si può essere stanchi. Lo siamo un po' tutti. Se la bomba fosse stata lanciata 4 giorni fa, adesso non saremmo stanchi. Perdonami, Alexis. Ho reso ogni cosa più difficile. Tra poco sarà tutto finito. Boris, vorrei parlarti. Da solo? Boris, mi vergogno, ma devo dirti la verità. Hai paura? Non c'è da vergognarsi. Ho sempre avuto paura. L'altra sera ero riuscito a farmi forza, ecco tutto. Quando ho visto avvicinarsi la carrozza del Granduca, mi sono detto: coraggio, ancora un minuto. Stringevo i denti, aspettavo la prima esplosione. Quando ho visto che Janek non lanciava la sua bomba, ho provato un freddo terribile. Mi sono sentito debole, come un bambino. Non è niente. Si può, si deve ricominciare. Non ci riuscirò. Oh, Boris, sono disperato. No, non devi esserlo.
Tutti abbiamo passato gli stessi momenti. Non parteciperai all'impresa. Un mese di riposo e tornerai tra noi. No, no, no! Se non riesco a farlo oggi, non riuscirò a farlo mai più! Non sono fatto per il terrorismo. Adesso lo so. Meglio che vi lasci. Lavorerò nei comitati, nella propaganda. Ci sono gli stessi rischi? Sì, sì. Ma si può agire occhi chiusi. Non si sa niente. È facile andare alle riunioni, discutere le situazioni, poi trasmettere gli ordini. Si rischia la vita, d'accordo? Però andando a tentoni, senza vedere niente. Ma starmene in piedi. Quando la sera cala sulla città, in mezzo a tutti quelli che s'affrettano per ritrovare la loro casa, i bambini, il tepore di una donna, starmene in piedi, con il peso da bomba sul braccio, e sapere che tra pochi minuti, qualche secondo, dovrò lanciarmi su una carrozza. Ecco, il terrorismo. E ora so che non potrò ricominciare senza sentirmi svuotato del mio sangue. Mi vergogno, mi vergogno, mi vergogno. Ho puntato troppo in alto. Bisogna che lavori al mio posto, un piccolo posto, l'unico di cui sia degno. Un piccolo posto non esiste. Alla fine c'è sempre la prigione e il capestro. Ma non si vedono, come invece si vedono quelli che stiamo per uccidere. Bisogna immaginarli. Per fortuna non ho immaginazione. E una volta in prigione? In prigione si sa e si vede. In prigione non c'è da prendere decisioni. Proprio così. Non aver più da dirsi, andiamo, tocca a te. Bisogna che tu decida il momento nel quale agirai. Sono sicuro ora che se mi arrestano non cercherò di evadere. Anche per evadere ci vuole invenzione, iniziativa. Se non si evade saranno gli altri ad avere l'iniziativa. Il lavoro è tutto loro. Lavorano in piccaccia a volte. A volte. Ma morire sarà meno difficile che portare a braccia tese la mia vita, quella di un altro, e aspettare il momento di gettare queste due vite nelle fiamme. No. L'unico modo di riscattarmi è che io mi accetti per quel che sono. Anche i vigliacchi possono servire la rivoluzione. Basta trovare il loro posto. Vorrei andarmene subito. Temo di non poterli più guardare in faccia. Dì a Janek che non è colpa sua e che gli voglio bene, come a tutti voi. Addio. Alexis non sta bene. È esaurito. Ho deciso che per qualche tempo potrà essere più utile nei comitati. Alexis ci lascia. È colpa mia, vero? Mi incarica di dirti che ti vuol bene. E tu, pochi minuti prima dell'attentato, ci privi di un uomo. Prenderò io il posto di Alexis. È un posto che tocca a me. Sei il capo. Il tuo dovere è di restare qui. Ho già deciso. Stepan, tu mi sostituirai il tempo necessario. Vieni. Devi conoscere le istruzioni. Non è colpa tua se Alexis ci ha lasciati. Gli ho fatto del male. Molto male. Che pena, Dora. Ritornerà. No. Immagino quello che proverei io al suo posto. Sarei disperato. E tu, ora, non lo sei. Ora? Sono con voi e sono felice come lo era lui. È una grande felicità. È un'immensa felicità. Non lo pensi anche tu?
Certo. Ma allora perché sei triste? Quella sera il tuo viso risplendeva, sembrava che tu andassi ad una festa. E oggi? Oggi so quello che non sapevo. Sì, avevi ragione, Dora. Le cose non sono così semplici. Credevo che fosse facile uccidere, che bastassero l'idea e il coraggio. Capisco ora che non c'è gioia nell'odio. Tutto questo male in me e negli altri. L'omicidio, la vigliaccheria, l'ingiustizia. Bisogna distruggere. Ma andrò fino in fondo, sì. Oltre l'odio. C'è il nulla. C'è l'amore. L'amore. Non è per noi in questo momento. C'è troppo sangue, troppa violenza. Chi ama veramente la giustizia non ha diritto all'amore. Ma noi amiamo il nostro popolo. Lo amiamo, è vero. Lo amiamo di un grande amore, senza ragione. Di un amore infelice. Viviamo lontano da lui, chiusi nella nostra stanza, sperduti nei nostri pensieri. E il popolo ci ama. Sa che noi lo amiamo. Il popolo tace. Che silenzio. Ma è proprio questo l'amore. Dare tutto, sacrificare tutto, senza speranza di risposta. Forse. È l'amore assoluto, la gioia pura, solitaria. Ed è proprio quello che mi brucia. Ma ci sono dei momenti in cui io mi domando se l'amore non è un'altra cosa. Se può cessare di essere un monologo. E se qualche volta non possa avere una risposta. Ah, Janek, se si potesse dimenticare solo per un'ora l'atroce miseria di questo mondo e lasciarsi andare, finalmente. Una sola piccola ora di egoismo, te la puoi immaginare? Sì, Dora. Questa si chiama tenerezza. Si chiama tenerezza. Ma tu sai veramente che cosa sia? Ami il nostro popolo con abbandono, con dolcezza, oppure con la fiamma della vendetta e della rivolta? Vedi? E me? Mi ami con tenerezza. Nessuno ti amerà mai come ti amo io. Lo so, ma non è forse meglio amarsi come tutti gli altri? Ma io non sono gli altri. Io ti amo così come sono. Mi ami più della giustizia, più dell'idea. Io non vi separo, te, l'idea e la giustizia. Sì, ma rispondimi, te ne supplico, rispondimi. Mi ami per me sola, con tenerezza, con egoismo. Mi ameresti se io fossi ingiusta? Se tu fossi ingiusta e io potessi amarti, non è te che amerei. Tu non mi rispondi. Dimmi soltanto questo. Mi ameresti se io non fossi nell'organizzazione? E dove saresti allora? Mi ricordo di quando studiavo. Ero spensierata allora. Ero bella. Passavo delle ore a passeggiare, a sognare. Mi ameresti come ero allora?
muoio dalla voglia di dirti di sì. E allora di sì, amore. Se è vero, se lo pensi. Sì, dinanzi alla giustizia, alla miseria, al popolo in catene. Sì, 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 sì. Te ne supplico, malgrado l'agonia dei bambini, malgrado gli impiccati, frustati a morte. Dora. No. Bisogna pure una volta tanto lasciare parlare il cuore. Aspetto che tu faccia un cenno a me, donna. Un cenno al di sopra di questo mondo avvelenato dall'ingiustizia. Basta! Il cuore mi parla soltanto di te, ma tra poco io dovrò... Tra poco. L'avevo dimenticato. No. No, va benissimo. Non ti irritare. Non ero ragionevole. È la stanchezza. L'estate, riesci a ricordarla? Ma no. Per noi è inverno eternamente. Non apparteniamo a questo mondo. Siamo dei giusti. C'è un calore, ma non è per noi. Sì, è questo il nostro destino. Per noi l'amore è impossibile. Ma tra poco io ucciderò il Granduca. E allora ci sarà pace per me. E per te. Iane. Addio, Janek. Sono con te. Addio, Stefano. Addio, Dora. No, non addio. Arrivederci. Ci ritroveremo. Arrivederci. Io... Arrivederci. Arrivederci. Avevo torto a non fidarmi di Janek. Non mi piaceva il suo entusiasmo. Si è fatto il segno della croce, hai visto? È credente? Non pratica. Ha l'anima religiosa, però. Era questo che ci separava. E io sono più aspro di lui, lo so. Per noi che non crediamo in Dio ci vuole giustizia assoluta, altrimenti è la disperazione. Per lui la giustizia stessa è disperazione. Sì, un'anima debole, ma la mano è forte. Vale più lui della sua anima. Lo ammazzerà certamente. Ma non dici nulla. Lo ami. Per l'amore ci vuole tempo. E noi abbiamo appena il tempo per la giustizia. Hai ragione. C'è troppo da fare. Bisogna distruggere questo mondo totalmente. Poi... non li vedo più. Dovrebbero già essere ai loro posti. Poi? Ci ameremo. Se ci saremo ancora. Altri si ameranno, fa lo stesso. Stefan,
Vi odio. Come? Questa parola, odio, dilla. Odio. Janek la pronunciava male. Capisco, mi disprezzi. Ma sei sicura di avere ragione? State tutti a mercanteggiare quello che fate in nome dell'ignobile amore. Ma io non amo. E odio. Sì. Odio i miei simili. Che ne farei del loro amore? L'ho provato 3 anni fa in galera. Da 3 anni me lo porto addosso. E vorresti che mi intenerissi? O che trascinassi la bomba come una croce? No. Non ho la forza di amare. Ma mi resta quella di odiare. Meglio di niente. Eh sì, è sempre meglio di niente. Il Granduca. Boris non ha lanciato la bomba. Janek ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta. Ci siamo riusciti. L'abbiamo ucciso. Sì. L'abbiamo ucciso. Pulisci e fai presto. Come ti chiami, fratello? Foca. Sei stato condannato? Pare. Che cosa hai fatto? Ho ammazzato. Avevi fame? Piano. Mi lascio parlare malgrado la consegna. Però parla più piano. Fa come lui. Avevi fame? No. Avevo sete. E allora? E allora c'era un'accetta. Ho buttato giù tutto. Pare che ne abbia accoppati 3. Adesso non mi chiami più fratello? Ti ho deluso. No. Anch'io ho ucciso. Ma tu sei pentito di quello che hai fatto? Come no? 20 anni sono tanti. C'è da rimpiangerli. 20 anni. Uscire di qui con i capelli grigi. Ma forse tu te la caverai meglio. Fu
Un giudice ha degli alti e bassi. Dipende se è sposato e con chi. E poi sei un signore. Per i borghesi la tariffa non è la stessa che per i poveri diavoli. Quanti ne hai ammazzati? Uno solo. Allora è cosa da niente. Ho ucciso il Granduca. Il Granduca? Accidenti. Ma guarda un po'. Era necessario. E perché? Vivevi a corte? Eh? Ah, forse una questione di donne. Sono un socialista. Piano. Sono un socialista rivoluzionario. Ma che bisogno avevi di fare il... Come dici tu, se te ne fossi stato in pace, tutto sarebbe andato per il meglio. La terra non è forse fatta per i signori, come te. No, è fatta per te, per tutti. Ma c'è troppa miseria, troppi crimini. Quando ci sarà meno miseria, ci saranno meno delitti. Se la terra fosse libera, tu non ti troveresti qui. Sì e no. Però, libero no, avere troppo ci rimetti sempre. Purtroppo si beve quando sei umiliato. Verrà un tempo che non sarà più necessario bere. E nessuno si vergognerà più. Né signori né poveri diavoli. Saremo tutti fratelli. E la giustizia ci renderà i cuori trasparenti. Capisci di che cosa sto parlando? Sì. Del regno di Dio. Piano. Ti sbagli, fratello. Dio non c'entra. La giustizia è affar nostro. Conosci la leggenda di San Dimitri? No. Aveva appuntamento nella steppa con Dio in persona e ci stava correndo quando incontrò un contadino con un carro impantanato. Allora San Dimitri lo aiutò. Il fango era denso e il pantano profondo. Bisognò darsi da fare per più di un'ora. Quando ebbe finito, San Dimitri corse all'appuntamento. Ma Dio non c'era più. E allora? E allora ci saranno sempre quelli che arriveranno tardi agli appuntamenti. Perché ci sono troppi carri impantanati. E troppi fratelli da soccorrere. Non mi fido di quello lì. Tutto questo non è normale. Che pazzia è questa di andare in prigione per questione di carri e di santi? Poi ci deve essere dell'altro. Che cosa gli fanno a quelli che ammazzano i granduchi? Li impiccano. Che ti ho fatto? Niente. Niente mai fatto, ma... Ma se devi essere impiccato, non posso chiacchierare con te. E perché? Su, via, foca, parla. Sono io che impicco i condannati. Mi hanno offerto questo lavoro e per ogni impiccato mi condonano un anno di prigione. È un buon affare. Sicché per perdonarti i tuoi delitti, te ne fanno commettere altri. Non sono delitti, dal momento che c'è un ordine. E poi loro se ne infischiano. Quante volte l'hai fatto finora? Due volte. Presto, foca! Adesso basta con le chiacchiere! Dunque tu sei un carnefice. E tu? Forse no? Vieni, foca, vieni.
Ivan Kaliayev, venite con me. Buongiorno. Non mi conoscete. Io invece vi conosco. Già celebre, eh? Posso presentarmi? Non dite nulla. Capisco. La segregazione. Sono duri. 8 giorni di segregazione. Ma oggi l'abbiamo soppressa, avrete visite. Sono qui per questo, d'altronde. Vi ho mandato Foca, personaggio eccezionale, vero? Pensavo che vi avrebbe interessato. Siete contento? Fa piacere vedere facce umane dopo 8 giorni, no? Dipende che facce. Ottima voce, ben impostata, sapete il fatto vostro. Una sigaretta? Se ho ben capito, il mio viso non vi va. Esatto. Sono spiacente, ma c'è un malinteso. Prima di tutto l'ambiente è poco adatto. In una prigione è difficile suscitare delle simpatie. Poi voi non mi conoscete. A volte un viso è scostante, però quando si penetra nel cuore... Che volete da me? Mi chiamo Skuratov, direttore del Dipartimento di Polizia. Un serbo. Per servirvi. Ma al vostro posto sarei meno drastico, dovreste capire. Si comincia col volere la giustizia e si finisce con l'organizzare una polizia. Del resto io non ho paura della verità, sarò franco con voi. Mi interessate e vi offro il mezzo di ottenere la grazia. Quale grazia? Vi offro la possibilità di avere salva la vita. Rifiuto la vostra grazia. Ascoltatemi. Non sono vostro nemico, malgrado le apparenze. Ammetto anche che nelle vostre idee ci sia un fondamento di ragione, salvo che per l'assassinio... Vi proibisco di impiegare questa parola! Avete i nervi fragili. Sinceramente vorrei aiutarvi. Aiutarmi? Io sono pronto a pagare. Ma questa vostra confidenza con me non la sopporterò. Lasciatemi in pace! L'accusa che pesa su di voi... Sono un prigioniero di guerra, sì. Non un accusato. Sì, forse sì. Però i danni ci sono stati, no? A parte il Granduca e la politica, c'è stata perlomeno la morte di un uomo. E che morte? Ho lanciato la bomba sulla vostra tirannia, non su di un uomo. Sicuro. Però è l'uomo che l'ha ricevuta. E a dir la verità... è uscito un po' malconcio. Figuratevi, caro, che quando hanno ritrovato il corpo, mancava la testa. Ho eseguito una sentenza. Forse, ma non vi si rimprovera la sentenza. Che cos'è una sentenza? Una parola. Una parola sulla quale si può discutere ore. Vi si rimprovera? No, nemmeno questa parola vi piacerebbe. Diciamo dunque un lavoro da dilettante, un po' disordinato, di cui i risultati però sono fuori discussione. Tutti li hanno potuti vedere. Domandatelo alla Granduchessa. C'era sangue, capite? Sangue dappertutto. Bene. Volevo semplicemente dire che se voi vi ostinate a parlare di sentenza... a dire che è stato il vostro partito, e solo il vostro partito, a condannare, a giudicare, ad eseguire. Che il Granduca è stato ucciso non da una bomba, ma da un'idea, allora è inutile chiedere la grazia. Ammettiamo però che si ritorni all'evidenza, ammettere cioè di essere stato voi a far saltare la testa del Granduca. Allora tutto cambia, non vi pare?
In questo caso io sono pronto ad aiutarvi per ottenere la grazia. Per pura simpatia, credetemi, che volete. Non mi interesso delle idee io, mi interesso delle persone. So dove volete arrivare. State cercando un punto debole e vi aspettate da me lacrime e pentimenti. Non otterrete niente. Quello che sono non vi riguarda. Quello che vi riguarda è il nostro odio. Il mio e quello dei miei compagni. Ecco, l'odio. L'odio, ecco un'altra idea, ma l'omicidio e le sue conseguenze non sono un'idea. Voglio dire che non dovreste far finta di dimenticare la testa del Granduca. Provate a prenderla in considerazione e vedrete che l'idea non vi servirà più a nulla. Provate. Comincerete ad averne vergogna e rimorso e di conseguenza sentirete il bisogno di vivere per riparare. Ciò che più importa è che voi decidiate di vivere. E se lo decidessi? La grazia per voi e per i vostri compagni. Vi avete arrestati. Per essere precisi, no. Ma se voi deciderete di vivere, li arresteremo. Cercate di capirmi. Dal punto di vista dell'idea non ce li potete consegnare, ma da quello dell'evidenza, al contrario, rendereste loro un gran servizio, evitando loro di cacciarsi nuovamente dei guai e salvandoli dal capestro. Che cosa ne dite? Sono veramente dolente. Siete troppo attaccato alle vostre idee. Ditemi, perché avete risparmiato la Granduchessa e i suoi nipoti? Non negate. Abbiamo anche noi i nostri informatori e sappiamo tutto del primo tentativo andato a vuoto. Perché? Ve lo dirò io. Perché un'idea è capace di uccidere un granduca, ma difficilmente riesce ad uccidere dei bambini. E se l'idea non riesce ad uccidere dei bambini, vale forse la morte d'un granduca? No, no, non rispondete. Risponderete tra poco alla Granduchessa. La Granduchessa? Sì, vuole vedervi. Anche per questo motivo era venuto, per vedere se questo colloquio fosse possibile. Lo è. Rischia anzi di farvi cambiare decisione. La Granduchessa è religiosa, ci tiene molto. Dopotutto, le dovete un qualche riguardo. Dicono che dopo la morte del marito sia un po' uscita di senno. Anche per questo motivo non si è voluto contrariarla. E non dimenticate la mia proposta. Arrivederci.
Che cosa volete? Guardami. Molte cose muoiono insieme a un uomo. Lo sapevo. Chi uccide non sa queste cose. Se le sapesse, come potrebbe uccidere? Vi ho vista. Ora desidero rimanere solo. Anch'io voglio guardarti. Non posso più restare sola. Prima, quando soffrivo, lui vedeva la mia sofferenza. Soffrire era dolce allora. Oggi no. Non ne potevo più di restare sola, di tacere. Ma a chi parlare? Gli altri non sanno. Fanno finta di essere tristi. Forse lo sono un'ora, due, ma poi vanno a mangiare e a dormire, specialmente a dormire. Ho pensato che mi dovevi somigliare. Non dormi tu, ne sono sicura. E poi... a chi altro parlare del delitto se non al suo autore? Quale delitto? Io non ricordo che un atto di giustizia. Hai parlato con la sua stessa voce. Tutti gli uomini hanno lo stesso tono per parlare di giustizia. Lui diceva: questo è giusto. E tutti dovevano tacere. Forse si sbagliava. Forse ti sbagli anche tu. Lui incarnava la suprema ingiustizia, quella che opprime gli uomini da secoli. E per questo riceveva solo privilegi. Il mio compenso invece sono la prigione e la morte. Tu soffri. A lui tu l'hai ucciso. È morto di sorpresa. Morire così non è niente. Niente. Sai cosa faceva 2 ore prima di morire? Dormiva. Dormiva su una poltrona, i piedi su una sedia, come sempre. Dormiva. E tu l'aspettavi. Aiuta. Aiutami tu adesso. Non puoi essere cattivo. Perché irrigidirti così? Non hai mai pietà di te stesso? No. Hai torto. È un sollievo. Io ormai non ho pietà che di me stessa. Bisognava uccidermi insieme con lui, invece di risparmiarmi. Non è voi che ho risparmiato, ma i bambini che erano con voi. Lo so, i nipoti del Granduca. E non erano colpevoli anche loro come lo zio? No. Che ne sai? Sono dei bambini spietati, senza cuore. Rifiutano di fare l'elemosina ai poveri, hanno paura di toccarli. Lui almeno amava i contadini, beveva con loro. E tu l'hai ucciso. Certo, anche tu sei ingiusto. La terra è deserta. Tutto questo è inutile. State cercando di distruggere le mie forze, di ridurmi alla disperazione. No, no, non ci riuscirete! Andate via! Non vorresti pregare con me? Pentirti?
Non saremo più soli. Lasciate che io mi prepari alla morte. Se non morissi, allora sì, sarei un assassino. La morte. Vuoi morire? No. Devi vivere e accettare di essere un assassino. Non l'hai forse ucciso tu? Dio ti renderà giustizia. Quale Dio? Il mio o il vostro? Quello della Santa Chiesa. La Chiesa non c'entra. Eppure, essa serve un maestro che anche lui ha conosciuto la prigione. I tempi sono mutati e la Santa Chiesa ha fatto la sua scelta nel retaggio del suo maestro. Quale scelta? Ha tenuto per sé la grazia e ha lasciato a noi la cura di esercitare la carità. Chi noi? Tutti quelli che voi impiccate! Non sono vostra nemica. Lo siete. Lo siete, invece, come tutti quelli della vostra razza, della vostra classe. C'è qualcosa di più abietto del criminale e di chi lo spinge al crimine per il quale non era nato. Guardatemi. Vi giuro che non ero nato per ammazzare. Non mi parlate come una nemica. Io mi rimetto a voi. Il sangue ci separa. Ma potrete raggiungermi in Dio lì dove è la mia pena. Pregate almeno per me. Rifiuto! Non ho per voi che compassione. Mi avete toccato il cuore. Ora mi capirete perché non vi nasconderò niente. Non spero più nell'appuntamento con Dio. Ma, morendo, sarò puntuale all'appuntamento preso con quelli che amo. I miei compagni, che in questo momento pensano a me. Pregare sarebbe tradirli. Cosa volete dire? Che sto per essere felice. Ho una lunga lotta da sostenere e la sosterrò. Ma quando la condanna sarà pronunciata e l'esecuzione pronta, allora, ai piedi del patibolo, io volterò le spalle a voi e a questo mondo orribile. E mi lascerò andare all'amore che mi pervade. Capite? Non c'è amore lontano da Dio. C'è l'amore per le creature. Le creature sono abbiette. Che altro fare se non annientarle o perdonarle? Morire con loro. Si muore soli. È morto solo lui. Morire con loro. Oggi, quelle che si amano devono morire per essere felici. L'ingiustizia separa. La vergogna, il dolore, il male che si fa agli altri, il crimine separa. Vivere è una tortura perché vivere separa. Dio riunisce. No, no, non su questa terra. E i miei appuntamenti sono su questa terra. È l'appuntamento dei cani. Naso al suolo, sempre fiutando. Sempre deluso. Presto lo saprò. Ma non si può immaginare sin d'ora due esseri che, rifiutandosi ogni gioia, si amino nel dolore, incapaci di darsi un altro appuntamento se non quello del dolore. E allora non si può immaginare che la stessa corda unisca questi due esseri. E qual è questo terribile amore? Voi e i vostri non ce l'avete mai permesso un altro. Anch'io amavo colui che avete ucciso.
L'ho capito. E perciò vi perdono il male che mi avete fatto. E adesso andate. Vi lascio. Ma sono venuta qui per riportarvi a Dio. Ora lo so. Voi volete giudicarvi, salvarvi da solo. Non potete farlo. Dio lo potrà, se vivrete. Domanderò la vostra grazia. Non lo fate, vi supplico. Lasciatemi morire in pace. O vi odierò eternamente. Chiederò la vostra grazia agli uomini e a Dio. No! No, ve lo proibisco! Ho bisogno di voi. Ne sono felice. Che posso fare? Avevo bisogno di qualcuno da disprezzare. Peccato. Ero venuto per la vostra risposta. Ora ve l'ho data. No, non ancora. Ascoltate bene. Ho reso possibile questo colloquio con la Granduchessa per poterne pubblicare domani la notizia sui giornali. Il resoconto sarà esatto, salvo che per un particolare. Farò dire che avete ammesso di essere pentito e i vostri compagni penseranno che li avete traditi. Non lo crederanno. Impedirò questa pubblicazione solo se voi accetterete la mia proposta. Avete la notte per decidere. Non lo crederanno. Perché? Non hanno mai peccato loro. Non conoscete il loro amore? No. Ma so che non si può credere alla fraternità per tutta una notte senza un solo momento di debolezza. Aspetterò questo momento. La notte è lunga. Come ho freddo, Boris. Dice che potrebbe essere stanotte. Tutti i sottufficiali che non erano di servizio sono stati convocati. È per questo che Orlov sarà presente. Dovete rivedervi.
Ci aspetta la taverna di via Sopiscaia. È per questa notte, Boris. Ho sentito della sua dichiarazione al processo. La morte sarà la mia suprema protesta contro un mondo di lacrime e di sangue. Un mondo di lacrime e di sangue. Ha detto così, è vero? Sì. E alla fine ha gridato. Se mi sono trovato all'altezza della protesta umana contro la violenza, sia la morte a coronare la mia opera con la purezza dell'idea. Allora ho deciso di tornare tra voi. Da quando ho appreso della sua condanna, non ho avuto che un pensiero: prendere il suo posto, poiché non avevo potuto essere al suo fianco. Nessuno può prendere il suo posto stasera. Lui sarà solo, Alexis. Dobbiamo sostenerlo con la nostra fierezza, come lui ci sostiene col suo esempio. Non mi giudicate male. Mi auguro che Janek viva. Abbiamo bisogno di uomini come lui. Noi dobbiamo desiderare che muoia. Che dici, Dora? Conosco Janek. Solo così ritroverà la pace, sì, che muoia. Ma che muoia presto. Orlov ci aspetta. Andate. Andate. Abbi cura di lei. La morte. Il capestro, sempre la morte. Tavoles. Sì. Ma non c'è altra soluzione. No, non lo dire. Se l'unica soluzione è la morte, allora vuol dire che non siamo sulla buona strada. Quella che conduce alla vita, al sole. Non si può sempre avere freddo. Solo la prima conduce alla vita. Alla vita degli altri. Ricordati di quello che diceva Janek. Gli altri. Certo. Ma Janek è in prigione e la corda è fredda. Morirà. E se morisse inutilmente? Taci. Eppure siamo già in primavera. Forse nel cortile della prigione ci sono gli alberi. Siamo invecchiati così presto, Boris. Non saremo mai più giovani. Al primo attentato l'infanzia se ne va, si lancia una bomba. E in un attimo tutta una vita si compie. Adesso sì che possiamo morire. A volte quando ascolto Stiepan ho paura. Verranno altri che valendosi di noi uccideranno, senza pagare con la propria vita. Chissà, forse è quella la giustizia. Ma nessuno più allora oserà guardarla in faccia. Hai dei dubbi? Dei pentimenti? Ho freddo. Penso a lui che non trema per non far credere di aver paura. Dimmi, Dora. Sei ancora con noi? Sì, Boris. Sì, sono sempre con voi. Lo sarò fino alla fine.
fosse già uscito nel cortile. Boris, lo sai come si fa ad impiccare? Basta, Dora. Il boia ti salta sulle spalle. Il collo si schianta. Non ti sembra terribile? In un certo senso sì. Ma in un altro senso è la felicità. Felicità. Ce ne dovremo andare via dopo. Ci riposeremo un po'. Riposarsi. Andare via. Orlov ha potuto assistere? Sì. Racconta. Ho il diritto di sapere. Esigo che tu racconti tutto, dettagliatamente. No, non ora. Dobbiamo andare via. Parla, Stefan. Quando l'hanno avvertito? Alle 10 di ieri sera. Quando l'hanno impiccato? Alle 2 del mattino. E per 4 ore ha aspettato? Sì. Senza dire una parola. Senza dire una parola. Poi tutto è precipitato. Com'era vestito? Portava il pellicciotto? No. Era vestito di nero. Senza soprabito. Era ancora buio. Notte fonda. Un vento gelido. Tremava? No. Cosa guardava? Tutti quanti, ha detto Orlov. Senza vedere nessuno. E dopo? Basta, Dora. Voglio sapere. La sua morte mi appartiene. Gli hanno letto la condanna. E lui che faceva? Nulla. Ha mosso una gamba per mandar via un po' di fango che gli macchiava una scarpa. Un po' di fango? Come lo sai? L'hai chiesto a Orlov? Perché? C'era qualcosa tra Janek e me. Che cosa? Lo invidiavo. E poi, Stepan? E poi? Padre Sergei gli ha mostrato il crocifisso. Ha rifiutato di baciarlo. E ha dichiarato... Vi ho già detto che l'ho fatta finita con la vita e che sono in regola con la morte. Che voce aveva? La stessa di sempre. Senza febbre, però. Senza impazienza. Sembrava felice. Sei pazza. Sì, sì, ne sono sicura, era felice. Cantavano sul fiume lì di sotto con una fisarmonica. In quel momento i cani hanno abbaiato. Allora lui è salito. Poi è scomparso nella notte. Si è appena visto il lenzuolo con cui boia l'aveva ricoperto tutto intero. E poi? E poi? Dei rumori sordi. Dei rumori sordi.
poi? E poi? Rispondi! Parla tu, Alex! Un tonfo terribile! Non piangete. Non capite che oggi è giorno di giustizia per noi. È giunta l'ora in cui si innalza la testimonianza della nostra rivolta. Janek non è un assassino. Un tonfo terribile. È bastato un tonfo terribile per portarlo alla felicità della sua infanzia. Boris, hai promesso di aiutarmi. Sì, Dora. Allora fa questo per me. Una bomba. La prossima volta voglio essere io a lanciarla. E per prima. Lo sai che non vogliamo donne. Sono forse una donna. Oramai. Acconsenti, Boris. Sì. Acconsenti. Toccava a te, Stefan. Acconsenti. Ora lei mi rassomiglia. Uno scoppio. E poi in una notte fredda. Janek. Una notte fredda come questa. È la stessa corda. Tutto sarà più facile ora.